bentornati con Xenoblade Chronicles. Io sono DeathDL e l'ultima volta abbiamo combattuto contro un Mekon col volto che si è rivelato essere niente po' di meno che Gadolt, che un po' come Fiora è ancora vivo ma ha perso la memoria. Oggi cosa faremo? Innanzitutto attiveremo questo pannello di chiamata e prenderemo questo ascensore per andare finalmente alla prossima area. Pannello d'attivazione, non andiamo di là. Ok, andiamo in su, va bene. E come potete vedere siamo arrivati in una nuova area. Molto bella. Sembra tipo una città al contrario. Bella, davvero, mi piace. Ok, terminale del porto. E... porta centrale, possiamo uscire e andare verso la bandierina. This is the central factory within the chest of the Mekonis. Can you see the ring up ahead? At the base of that ring is a transporter that leads to Agnirotha. We must first head there. This place is full of autonomous security, Mekon. Tread carefully. Ok, alla torre centrale. L'ascensore della torre centrale non sembra funzionare. Trova una via alternativa. Vai all'entrata manutenzione 1. Accettiamo. E questo posto è la fabbrica centrale. Eccoci qua. Siamo, come ci ha detto Vanea, siamo nel petto di Mekanis. Direi di iniziare a raccogliere un po' di item orb. Zona di atterraggio 1. Ok, perfetto, qua dietro non c'è assolutamente niente. E bisogna stare un po' attenti in questo posto perché, come ci ha detto Vanea, è pieno zeppo di Mekon. E Mekon anche abbastanza ostili, nel senso che sono di livello abbastanza alto per attaccarci. Vabbè, questa zona è completamente vuota, ma fidatevi che non è tutto così questo posto. Da questa parte cosa c'è? C'è qualcosa di interessante? Niente, assolutamente niente. Assolutamente niente. Da questa parte c'è forse qualche Mekon, M44 collera, M38 ariete. Ok, perfetto, non ci attaccano questi. Volpe unta e che cos'è? Volpe unta, perfetto, abbiamo già trovato due doppioni. C'è un doppione. Fantastico. Possiamo, direi, da questa parte non si va assolutamente da nessuna parte, direi di andare dall'altra parte. Ah no, si può andare qua sopra. Ok, non lo sapevo, non me ne ero accorto. E qua sopra si va al secondo piano, vero? Sì, esatto, siamo al secondo piano di questo posto. È molto, molto bello come posto, questo. Come vi ho detto, sembra tipo una città al contrario. Bobina verde scuro, tu ci attacchi, vero? M88 malvagio, tra l'altro, si chiama. Ok, quindi non voglio averci niente a che fare. Tirene bianco. E basta. Ok, perfetto. Possiamo andare dall'altra parte. Intanto. Anche se non penso ci sia niente di che. Assolutamente no. Tu cosa sei? Florence il mite, attacchiamolo, va? Non ci fai danni da impatto, vero? Voglio sperare. Ok, facciamo direttamente uno shadow wide, così la smettono di guardarci. Premiamo B. Ok, premuto perfettamente B. Sul fianco, oh my god. Vabbè, fendente. Facciamo un fendente, tanto non ci stanno facendo danni da impatto, quindi possiamo benissimo colpirli. Colpiscilo. Ok,
Grazie Sharla per averci tolto tutti i malus. La pianti di guardarmi? Eh? Guarda un po' Sharla, guarda un po' Rain. No, deve guardare me. Vabbè, pendente. E colpiamo un po' di gente. Ah, ha fatto la rima. Ok. Facciamolo il chain attack o aspettiamo? Aspettiamo la tecnica monado. Monade. La tecnica monade. Ok, perfetto, facciamo il chain attack. Chain attack, direi di partire diretti con un pendente. Diretto proprio. Ok, Rain, fagli un impalamento. Ok, perfetto, Sharla. Colpo mirato. Colpo mirato e non prolunghiamo il chain attack, mi raccomando. Shadow Wide, piantala di guardarmi, premiamo B. Ok, perfetto. Colpo alle spalle, colpo proditorio, perfetto. Spazzata. Spazzata e lui è quasi morto, direi di fargli un fendente. Così lo meniamo, perfetto, è morto il boss. E possiamo far fuori i suoi sgherretti. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo un forziere d'oro che contiene struttura rinforzata, cannone macchina, spada macchina 2 e taglio grandioso. Ok, prendiamo tutto e apriamo anche il forziere d'argento. Spina rinforzata, megacilindro vento e cappello alcione. Prendiamo tutto e vai. Allora, direi di leggere il manuale che ci hanno appena dato, perché come vi ho già detto, i manuali che ci danno da questo punto del gioco sono tutti manuali di livello 3, quindi ci permettono di maxare le nostre tecniche. E ne ho addirittura due, un megacolpo e un taglio grandioso, leggiamo, e leggiamo anche il megacolpo, perfetto, perfetto, dovrò grindare un po' questi manuali, perché serviranno tutti praticamente per la fine del gioco. Ok, allora di qua non c'è assolutamente niente. Perché mi hai fatto venire di qui, gioco? Non lo so neanch'io. Comunque direi di buttarci magari qua, evitando di morire. Non morire, Shulk. Ok, buttiamoci anche da questa parte, così cambiamo mappa. Yes, buttiamoci di nuovo. Stiamo prendendo un casino di danni, ma fa niente. 883 danni. Ok. Quelli nati negli anni 80-90 avranno capito di cosa sto parlando. Ma dai, anche quelli nati negli anni 2000, non ci credo che non sappiate chi sono gli 883. Non ci credo. Vabbè. Comunque, possiamo andare da questa parte. Ci sono altri Mekon, un M44 collera, una volpe unta, un'altra volpe unta. Qua ci sono M68 toro, M68 toro. Ok, blatta alata e olio sanguinolento. Possiamo andare da questa parte, su questo ponte enorme, dove ci sono dei nastri trasportatori, il che è una buonissima cosa. Ok, item orb, blatta alata di nuovo. Perfetto, abbiamo superato il ponte. No, non ancora, c'è un altro nastro trasportatore prima di superare il ponte. Un'altra volpe unta e possiamo andare. Siamo entrati a manutenzione 1. Ok, e adesso ho sbagliato. No, assolutamente non questo. Non dovevo fare questo. Ok, siamo di nuovo qua. Vediamo stavolta di non buttarci, ma di arrampicarci magari. E scendiamo così, scendiamo così. Scendiamo cos'ha. Ok, scendiamo di su e scendiamo di giù. Ok, finiscono ste scale. Ok, perfetto. Alla manutenzione, nuova item orb, scheggia di nobiltà. Ok, puoi accedere ai piani superiori se usi l'ascensore dell'ala manutenzione. Chiudiamo. Abbiamo raggiunto appunto l'ala manutenzione. E qua, questo posto, questo posto lo odio abbastanza. Torre di controllo. Intanto qua c'è un boss che è Lancelot il Leale. Direi di affrontarlo immediatamente, iniziando con un bel backslash. Non ci fa danni da impatto, il che è una buonissima cosa. Ok, perfetto. Shadow Wide, non mi guardare. L'abbiamo paralizzato. Chi è che l'ha paralizzato? Bravo.
chiunque sia stato. Ok, attiviamo la Monado, facciamogli un fendente. Ormai sono abituato a dire Monado, non mi correggo più. Ok, va bene. Colpo sul fianco, un bel colpo. Mi sta guardando di nuovo. Curiamoci. Curiamoci. E aspettiamo un attimo. Grazie Sharla. E poi magari dopo questa battaglia cambio un po' il party, perché è da un po' troppo tempo che usiamo Shulk, Rein e Sharla. Ok, scatto su di me. Va bene, mi atterri. E non ho tecniche Monado pronte. Dai, finisci. Non faccio in tempo. Non faccio in tempo, ormai mi atterra. Vabbè, andiamo vicini a qualcuno. Ok, grazie Rein. Autocuriamoci. Wow, sono sopravvissuto, non so come. Shadow Wide. Non mi guardare. Non mi guardare. Impatto devastante su di me, mi uccidi. E mi uccidi. Direi di fare una... dov'è? Celerità su di me. Celerità, così schiviamo un po' di roba. Perfetto. Wow. Focussatevi su di lui però. Ok, autocuriamoci. Perfetto. Lo so perfettamente com'è che sopravvivo. Adesso che ci ho pensato, ho una gemma che mi permette di sopravvivere con uno di vita a certi tipi di colpi. Ok, grazie Sharla. Se la pianti di guardarmi magari mi fai un favore. Ok, colpo proditorio. Un bel backslash. Ok, dov'è? Pendente. Così gli facciamo un bel po' di danni. Autocuriamoci. Sto morendo. Mano devastante 4 su Rein. Dimmi che non sei un boss anche tu. Dimmi che non sei un boss anche tu. Ok, chain attack. Chain attack. Ok, uno è morto. E l'altro. No, non è un boss. Però è un nemico che ci sta dando parecchi problemi. Colpo mirato. Ok, è morto pure lui. E ce l'abbiamo fatta, perché c'era ancora il pericolo. Prendiamo i forzieri, pezzo fine grande. E l'altro che contiene placca rinforzata, mega cilindro elettrico, fendente aereo e tritatore macchina 2. Ok, fendente aereo credo sia una tecnica di Fiora, se non mi sbaglio. Andiamo subito ad impararla. Cioè, a impararla, a migliorarla. Fendente aereo, leggiamo. Perfetto, allora, premiamo il controllo macchinario. Sembra un macchinario per produrre armi. Chiudiamo. Ok. Quindi non posso farci niente qua. Assolutamente niente. Ok, si sono aperti un po' di cosi. Qua scheggia di nobiltà. Ok, va bene. E ci sono altri posti aperti. Questo. Questo e quest'altro, che è da dove siamo arrivati, dove c'è una bellissima item orb che non ho visto, una bobina verde scuro. Poi c'è questo posto qua che è chiuso completamente e non so perché. Si apre qualcosa? No. No, questo coso non apre assolutamente niente. Quindi direi di tornare su. Cosa succede? Missione principale. Il passaggio dall'ala manutenzione all'ascensore è bloccato da una barriera elettrica. Disattiva la barriera e trova la via d'accesso all'ascensore. Usa il controllo barriera per disattivare la barriera elettrica. Accettiamo. E andiamo a disattivare la barriera elettrica. Tu cosa sei? Un boss? No, attacco Condor. Sei un nemico comune. Ok, l'abbiamo fatto fuori. Prendiamo il suo forziere che contiene roba. Ok, non sto lì a... Ok. Va bene, possiamo premere questo pulsantino qua. Shulk, sali. Ok, perfetto, premiamo questo. Che apre un po' di porte. Ok, perfetto, quello credo sia un boss. Uno di quelli dovrebbe essere un boss. Vabbè, però intanto attiviamo il controllo barriera. E perfetto, la barriera si è tolta. Hai disattivato la barriera elettrica nell'ala manutenzione. Chiudiamo.
chiudiamo, cosa succede? Compaiono mostri che vengono qua magari. No, non vengono qua, però potrebbero darci fastidio. Ma io prima voglio scendere e andare a sconfiggere quei cosi che non posso sconfiggere perché c'è il vetro. Stavo saltando contro un vetro. Ok, ancora danni. Tu sei face prototipo, face prodotto in serie. Ok, attacchiamolo. Avremo non poche difficoltà ad attaccare i face prodotti in serie. Un bel fendente, così ti fai male. Ok, perfetto. Un colpo alle spalle. Ok, perfetto. I face prodotti in serie sono, credo, tra i nemici comuni più potenti in assoluto, perché sono davvero davvero tanto massicci e tanto resistenti e tanto difficili da tirar giù. Cioè difficili, non difficili, ma lunghi da tirar giù. Ok, abbiamo sconfitto il face prodotto in serie. Forziere, che cosa contiene? Roba. Face insanguinato. Wow. Bel nome. Un nome e una garanzia. Comunque qua c'è un'altra item orb da prendere, una vite guerriera. Quello è un face prodotto in serie. Ecco, questo è un boss. Gawain, l'immutabile. Direi di affrontare prima l'altro face prodotto in serie e poi affronteremo Gawain, l'immutabile. Face prodotto in serie, vieni qua e fatti attaccare. Yes, è morto, e vai. Aspettiamoci, aspettiamo un attimo che ci curiamo, intanto prendiamo tutta sta roba. Ok, Sharla, curati un attimo. E anche Rain. Dai, Sharla, quanto ci metti? Quanto ci metti? Su? 6, 8, 9. Ok, perfetto. E possiamo abbattere Gawain, l'immutabile. Direi di attaccarlo direttamente. Rain! Rain! Ecco, sono morto. Sono morto, grazie ragazzi, eh. Grazie per l'aiuto. No, non mi arrendo, lo voglio battere. Lo voglio battere, cambiamo un po' la squadra magari. Ok, allora ho messo Danban al posto di Rain. Direi di fare il round 2 contro questo bestione. Contro questo bestione Shadowhide. Poi un bel colpo alle spalle. Un bel colpo sul fianco. Ok, perfetto. Un altro bel colpo sul fianco. Non ero sul fianco. Facciamogli un pendente. Ok, abbiamo un chain attack pronto, ma non lo usiamo per adesso, per evitare problemi. Ti ho colpito sul fianco. Cosa succede? Scontro violento su di me e mi uccidi. Beh, naturale. Naturalmente mi uccide. Autocuriamoci un attimo. Ok, così non mi uccide più. Perfetto, perlomeno. Ok, una spazzata. Perfetto. Mi fai male ma non mi uccidi. Ok, grazie Sharla. Facciamogli un... No. Facciamogli un chain attack adesso. Ok, perfetto, ero sul fianco. Ero sul fianco, gioco, e perché me l'hai spostato. Allora, Danban, fai un danza di petali. Ok, perfetto. Perfetto. Yes, Sharla. Sharla, fai un colpo mirato. Yes, premiamo B così prolunghiamo. Shulk, fagli un fendente di cattiveria proprio. Ok. E non prolunghiamo ulteriormente. Vabbè, fa niente, non è un problema. Occultamento così evitiamo di beccarci i danni. Colpo sul fianco. Colpo sul fianco, così abbiamo uno slot della barra di gruppo pieno e siamo a posto. Ok, un altro colpo sul fianco. Perfetto. Autocuriamoci. Teniamo le tecniche monado per le emergenze. Fiacchiamolo. Non siamo riusciti a fiaccarlo. Colpo sul fianco. Altro colpo sul fianco.
Yes, premiamo B. Abbiamo di nuovo un chain attack. Non vedo il motivo di non usarlo. Usiamolo. Perfetto. Backslash. Yes. Tu fagli un fondo eroico, sì. Yes, gli abbiamo messo sanguinamento. Sharla, fai un colpo mirato. Premiamo B. Siamo pronti. Shulk, fagli un fendentone assurdo, che gli fai un bel po' di male. Premiamo B. Ho sbagliato a premere B. Ho sbagliato a premere B. Ho sbagliato a premere B. Davvero. Un altro colpo sul fianco. Dai, che è quasi morto. E l'abbiamo ucciso. E vai. Nuovo tassello d'intesa. Prendiamo queste belle item orb. Cosa succede? Questi sono i due pezzi di stirene nero che dovevamo trovare. Saranno utili alla ricostruzione della colonia 6. Dobbiamo portarli lì. Ok, perfetto. Perfetto. Prendiamo il forziere d'oro. Conterrà un libro, magari. No? Strano. Tritatore macchina, fucile macchina e face insanguinato e occhiali rubino. Va bene. Chiudiamo, prendiamo tutto. E possiamo, direi, dato che abbiamo fatto già abbastanza oggi, direi di chiudere qui la parte. La prossima volta proseguiremo nella fabbrica centrale. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, commentate e seguite la mia Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con Xenoblade Chronicles. Ciao!